vittoria al 90esimo. Qualcuno solo per un po' non vince. Uno è stato mio nonno, uscito per così dire dal campo alla fine del secondo tempo, per infortunio, malattia contratta, inciso sul monumento, dopo il contrattacco della selezione austriaco-ungherese e per di più eliminato a scorno senza vincere niente, tutto comunque da prendere sportivamente nella futura città della vittoria. Pur consegnati nella mente le buche, i grumi di carne e uniformi ad agghiacciare, per fasci di fumo e luci raminghe, i sibili da ogni dove, esplosione a imboccare di terra e con l'acquavite da ingoiare, iniezioni di chissà cosa, per tremare meno nell'avanzare entro l'orrore e mantenere il fucile baionetta più avanti, a lungo a riuscire o letale, maschera nell'alito della nube invisibile. Sapendo il primo figlio nato male e il secondo ancora non nato, non che la moglie avrebbe poi potuto dargli il suo nome di futuro attaccante o difensore in altra ancor più epica partita, non del cognato falciato dal campo l'ultima giornata, proprio per dire in zona Cesarini, al 90esimo, quasi nel recupero da tempo scaduto, per un petardo da uno spalto, senza che ne rimanesse per la cronaca un brandello di numero, di maglia. Non si dovrebbe uscire così da una partita, solo un po' prima di una vittoria, anche se di rotta di pianti e imprecazioni, per un futuro 90esimo di impuniti bestemmiatori, non di stalla ma di osteria mezzana, e per di più oggi custodi della statua con ali e senza testa, atroce, nera, rattrappita, enorme pipistrello piombato, ebro di giravolte di vittoria.